anche a te per chiedere di diventare il responsabile moda. Dopo la morte di mio padre, la masseria è passata a sua sorella. E ora è morta pure lei. Tu sei l'unica erede. Del terreno, della masseria e di tutti gli Annesi. Tutti. Perché voi ignoranti non sapete nemmeno che Houston è stata fondata da un pugliese. Ostuni, Ostun, Houston. Benvenuta in paese. Tu chi sei? Tu chi sei? Questa è casa mia. Pensavo che la masseria fosse vuota. Io ci sono. E poi c'è il massaro. Chi? Un vedovo. Quello? Pensavo fosse più vedovo. Fino! Ci sono gli scorpioni. Tengono lontani i topi. Ma perché ci sono pure i topi? Meno male, mangiano gli scarafaggi. Ah, chiaro! Basta. Senti, devo vendere la masseria e mi serve qualcuno che la mantenga per questi giorni. Mi dispiace, non sono disponibile. Arrogante, ottuso. E oggi puzzava pure. Perché è troppo moderno, tu rischi di finire come quella pubblicità incredibile dove i maschi dentro casa lavano i piatti. Madò, che cosa curiosa. Bello questo posto. Pensa che io sono 10 anni che esprimo lo stesso desiderio. E niente, non si avvira. Ti posso spiegare? Ma vaffanculo. Buongiorno, amore. Il problema non siamo noi, ma un posto che ci possa contenere tutti e due. Ciao a tutti. Oggi ho per voi una curiosità che riguarda Sylvester Gardenzio Stallone. Dovete sapere che Stallone è membro del Mensa, associazione internazionale senza scopo di lucro, di cui possono far parte solo le persone che hanno raggiunto o superato il 98esimo percentile di quoziente di intelligenza. Insomma, avete capito. Il nostro amato Sly, pensate che ha ottenuto un punteggio di 160. Praticamente un genio. L'avreste detto voi? Al prossimo video. Ciao a tutti.